Venezia-Monte Carlo, che prospettive abbiamo di vincere? Ma arrivato a questo punto penso che sia scontato vincere, ci basta finire, portare a termine le tappe e conquistiamo il titolo. Avevo già in fase di presentazione a Venezia il 30, avevo già espresso questa possibilità, in quanto la barra ha tutte le possibilità, le caratteristiche, le doti per vincere a livello assoluto la manifestazione e ce la sta facendo. Cosa si prova? Ma è una grande emozione, ho sempre visto da spettatore le vittorie di mio padre in classe 1, quindi in offshore, e ora ne sono in piccola parte partecipe anch'io e quindi è una grande emozione. Prospettive future? Ma sulla Venezia Monte Carlo e il progetto Flotta Italia c'è la prospettiva e l'impegno di completare la flotta con le 22 imbarcazioni nel giro di 2 anni, una decina già il prossimo anno e ho tante idee in ballo che speriamo di concludere, per scaramanzia non esprimo però. È importante per Salerno stamane tutti i turisti e bagnanti con il naso all'insù. Sì, è bello vedere queste imbarcazioni che sfrecciano proprio qui davanti al nostro lungomare, partendo da Marina de Rechi, arrivando davanti al porto commerciale per poi ritornare a Marina de Rechi in 3 giri di questa gara offshore, una vera novità, molto interessante per gli appassionati del mare, della motonautica, ed è anche un modo per portare Salerno proprio in questo campo dell'economia del mare all'attenzione nazionale e anche internazionale, perché sono molte barche che vengono da fuori, ci sono le barche degli Emirati Arabi, molti piloti stranieri. È un'altra strada per affermare Salerno in un contesto di turismo del mare e fuori dalle nostre mura, insomma, per fare vedere quanto siamo capaci di dare un prodotto di qualità anche in questo settore. Un pontile nuovo, si fanno grandi passi in questo spazio di mare. Sì, proprio ieri abbiamo collaudato e da oggi è ufficialmente operativo la banchina Grandi Coste del Marina de Rechi, vicino all'ingresso del porto. È una banchina importante, di grosse dimensioni, capace di ormeggiare e ospitare i grandi yacht che vediamo molto spesso in rada, e adesso andranno ormeggiati esattamente come si fanno i grandi marina del Mediterraneo, della Francia, della Costa Azzurra. Noi ci poniamo in realtà con molta ambizione proprio in competizione con queste mete, queste località forse più blasonate di Salerno, ma sicuramente non più belle della nostra costa, quindi contiamo proprio di attrarre da noi le grandissime imbarcazioni che porteranno valore aggiunto al turismo della nostra città. Ricordiamo i numeri e i progetti per il Marina de Rechi. Ma diciamo la cosa che al di là dell'investimento di per sé, che ovviamente è molto importante, è la dimensione del marina. È uno dei marina maggiori del Mediterraneo, con i suoi 340.000 metri quadrati di specchio acqueo, le 1.000 imbarcazioni da 10 metri a 100 metri. Di fatto diventa un vero hub della nautica da diporto, sia locale, quella salernitana, campana, ma guardiamo sempre di più con utenti, clienti che vengono dalla zona di Roma, che guardano a Salerno con grande interesse, anche grazie all'alta velocità, e poi cresce la presenza di diportisti stranieri che stanno scegliendo Salerno, Marina de Rechi, come tappa stanziale, quindi non soltanto per il transito, ma proprio per fare un luogo di residenza a mare, perché poi da Marina de Rechi abbiamo la città di Salerno alle spalle, ma abbiamo tantissime località assolutamente meravigliose, la costiera amalfitana, la costiera occidentale, sono posti che hanno una forte capacità d'attrazione. Quali sono le attenzioni per tutelare l'ambiente anche in questo specchio di mare? Ma noi abbiamo avuto uno dei pochissimi porti turistici, la bandiera blu, che ovviamente non è la bandiera blu che viene data dalla spiaggia, nel senso che non è la bandiera blu data per la balneazione, ma è una bandiera blu che viene data proprio dopo l'ina o anche di un'attività, diciamo, di impresa. Noi abbiamo nella zona cantieristica, per esempio, tutte le vasche di raccolta delle acque e di depurazione, di separazione degli oli, c'è un'attenzione direi maniacale a che non cada una goccia di oli o di idrocarburi nell'acqua, e questo è fatto attraverso impianti, investimenti molto, molto importanti. Soltanto questa parte degli investimenti è prossima a 1 milione di euro, investita soltanto per fare in modo che tutte le attività non abbiano un impatto sull'ambiente. La stessa cosa i pontili che sono realizzati con legno riciclato, la salvaguardia delle spiagge. Diciamo che nel DNA di Marina de Rechi c'è la protezione dell'ambiente, la compatibilità, e la bandiera blu ce l'ha riconosciuto. Poi, a distanza di pochi giorni, abbiamo avuto dal RINA, che è il registro della navale, uno degli enti di certificazione più severi d'Europa, abbiamo avuto i quattro timoni. Diciamo che nella classificazione del RINA i timoni corrispondono a quelle che sono le stelle per gli alberghi, e quindi nonostante siamo ancora in fase di realizzazione e di crescita. E oltre ai 4 milioni abbiamo il punteggio più alto per il servizio alla clientela.